Articolo 1 scende in campo per le prossime amministrative. Il segretario regionale Luca Pizzuto è candidato alla carica di sindaco di Carbonia. Ennesimo atto criminale violento ieri a Carbonia. Un 19enne è entrato con una spranga di ferro in un negozio e è stato arrestato dai carabinieri. Primo caso di variante inglese a Gonnesa. Dopo Bono e Sant'Eodoro, intanto anche la Maddalena entra in zona rossa. Manifestazione degli operatori del wedding a Cagliari. Si sono ritrovati in tanti in Piazza del Carmine, coordinati dalla Confesercenti. Ben ritrovati su Canale 40. Articolo 1 rompe gli indugi. Stamane ha annunciato di aver deciso di presentarsi alle elezioni amministrative della prossima primavera a Carbonia in una coalizione di centrosinistra e propone Luca Pizzuto, candidato alla carica di sindaco. Sentiamo il servizio. Articolo 1 si presenterà alle prossime elezioni comunali con una sua lista all'interno di una coalizione di centrosinistra insieme a forze della società civile. Lo farà con determinazione e per rappresentare i valori che la contraddistinguono, la solidarietà, il lavoro, il rispetto dei diritti. Lo farà senza bisogno alcuno di camuffarsi, infatti sembra essere partita una singolare corsa a mascherarsi in liste civiche da parte di persone che hanno sempre fatto attività all'interno dei partiti. Passi per la destra, che in una città come la nostra ha sempre dovuto in qualche modo non dichiararsi per quello che era e tentare di mimetizzarsi. Ma a sinistra no. Bisognerebbe invece rivendicare orgogliosamente il passato di lotte di governo che ha consentito a Carbonia di resistere agli attacchi e ai tentativi di smantellamento e di proporsi come protagonista della storia del Sulsiglesiente. Inizia così il documento diffuso stamane d'Articolo 1 che annuncia la decisione di scendere in campo con Luca Pizzuto, candidato a sindaco. Dispiace vedere oggi che persone che dovrebbero essere fiere di quella tradizione cercano di nascondersi in indistinte liste civiche, rinnegando la propria storia e le proprie tradizioni in nome di non si capisce quale obiettivo, si legge ancora nella nota. Noi non ci vergogniamo della nostra storia e della nostra appartenenza e ci presenteremo a viso aperto e con i nostri simboli, con l'ambizione di chi si propone per governare la città di Carbonia, che ha bisogno di una guida forte e credibile per tornare ad essere un punto di riferimento per il territorio e per la regione. Abbiamo al nostro interno le risorse umane per poter proporre, nel rispetto della discussione che naturalmente coinvolgerà le forze della coalizione, una figura che si possa candidare alla guida della città come sindaco. Il nostro segretario regionale Luca Pizzuto è giovane e allo stesso tempo possiede l'esperienza amministrativa per poter guidare una città come Carbonia in un periodo così difficile della sua storia. Siamo aperti al dialogo con tutte quelle forze politiche, sociali, associative, civiche, quelle autentiche, aggiunge ancora la nota di Articolo 1, che hanno a cuore i valori della solidarietà, dei diritti, della tutela dell'ambiente. A loro facciamo un appello perché partecipino insieme a noi all'interno di una coalizione di centrosinistra e sinceramente progressista, che sia in grado di proporre un programma chiaro per una nuova rinascita della città. Mai come in questo momento della storia di Carbonia, conclude Articolo 1, abbiamo bisogno delle migliori energie che la nostra città è in grado di esprimere, senza bisogno di nascondersi in amalgami ambigui. Ed ora passiamo alla cronaca. Ennesimo atto criminale e violento a Carbonia. L'ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato ieri sera, quando verso l'orario di chiusura delle attività commerciali un 19enne, già conosciuto dai militari, con il volto travisato ed armato di una spranga di ferro, ha fatto irruzione all'interno di un negozio di computers in via Gramsci. Il servizio. Ennesimo atto criminale violento a Carbonia. La città sembra ormai sotto scacco di qualche delinquentello da strapazzo che tramite l'utilizzo della violenza terrorizza commercianti e passanti con lo scopo di mettere a segno furti e rapine. Sono settimane infatti che la cittadinanza subisce e assiste attonita a episodi sempre più somiglianti a scene tratte da uno Stanley Kubrick degli anni 70. Complice, se vogliamo, una legge che consente loro, dopo la cattura non sempre facile da parte delle forze dell'ordine, di tornare a passeggio e continuare come nulla fosse l'opera criminale.
L'ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato ieri sera, quando verso l'orario di chiusura delle attività commerciali, un 19enne MQ, già conosciuto dai militari, con il volto travisato e armato di una spranga di ferro, ha fatto irruzione all'interno del negozio NK Computers in via Gramsci e, dopo aver colpito violentemente la vetrina protettiva in plexiglass posta sul bancone, ha intimato al quarantenne titolare dell'attività di consegnargli i soldi presenti in cassa. Ma la pronta reazione della vittima ha fatto nascere una breve colluttazione. Il 19enne dunque si è dato alla fuga e, disfattosi della spranga, ha tentato di nascondersi per le vie limitrofe. Il rapinatore però è stato rintracciato pochi minuti dopo dai carabinieri che in quel momento stavano transitando in quella zona. I militari, inoltre, hanno potuto contare sull'aiuto di un loro collega in borghese che aveva già provveduto a riprendere il video della colluttazione, registrato dal sistema interno di videosorveglianza, e a trasmetterlo in tempo reale su WhatsApp alle pattuglie operanti. Il rapinatore, riconosciuto dal video, è stato dunque rintracciato a casa della fidanzata, dove si era rifugiato, con ancora addosso gli abiti usati per la rapina. La notte scorsa, intorno alla 1:30, a Carboni, ai carabinieri della stazione di Nugis, durante un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori in città, hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne disoccupato del luogo, già in passato destinatario di altre denunce, indiziato del reato di tentato furto aggravato. Circa un quarto d'ora prima, i carabinieri, transitando in via Gramsci, hanno sorpreso il giovane che, armato di spranga, stava abbattendo ripetutamente una macchinetta automatica per alimenti e bevande, ubicata all'interno dell'esercizio commerciale Ostro Texas, di proprietà di un 55enne di Porto Scuso. Il giovane, immediatamente bloccato ed arrestato, è stato condotto in caserma e, al termine della redazione degli atti che documentano quanto accaduto, tradotto presso il proprio domicilio in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo presso il Tribunale di Cagliari. Voltiamo pagina. Primo caso di contagio da variante inglese anche nel Sulcis. Stamane il sindaco di Gonnesa, Ansel Christian Cabiddu, ha annunciato di aver ricevuto la comunicazione dall'ATS. Sono state predisposte dagli enti competenti tutte le misure finalizzate al tracciamento e tutti i protocolli della ricerca e della gestione dei contatti previsti per le nuove varianti, ha aggiunto Ansel Christian Cabiddu. La situazione è monitorata e sotto controllo. Ed ora il consueto aggiornamento regionale. Sono 80 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore nell'isola, 3.556 i test eseguiti tra molecolari e antigenici rapidi. Il rapporto casi positivi tamponi eseguiti segna per l'isola un tasso di positività del 2,2%. Si registrano 10 decessi, sono 229 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, meno 9 rispetto a mercoledì e 22 più 1 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 12.641. Il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, ha firmato l'ordinanza con cui per una settimana, ma non è escluso che possa essere prorogata per altri 7 giorni, a seconda del numero dei contagi da Covid-19, ha istituito la zona rossa. Troppo alto il numero dei contagi da coronavirus nel paese della Gallura. Sono attualmente 33 i cittadini che stanno lottando contro il virus, ma a preoccupare è la presenza della variante inglese che ha colpito 10 persone. La Maddalena va così ad aggiungersi ai comuni di Bono e Santeodoro che avevano già dichiarato la zona rossa. Vediamo dunque l'annuncio del sindaco maddalenino. Sono ore concitate e sono consapevole che volete e avete bisogno di risposte. Vi capisco bene, ma ricordatevi che quando si parla di questi casi così complessi, così delicati, è opportuno fornire dati e numeri solo dopo l'ufficialità. Ieri sera è arrivata una nota da parte dell'igiene pubblica di Olbia, attraverso la quale si chiedeva di istituire una zona rossa nel nostro territorio. Era necessario, in via precauzionale, visto anche l'orario di tarda serata, avvisare la cittadinanza di tale eventualità. Questo al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, sia in termini lavorativi che eventualmente di altri caratteri, qualora fosse stati fermati dalle forze dell'ordine. Nelle more della predisposizione degli atti, e sentito l'assessore alla sanità regionale competente,
Prima di prendere questa decisione, si è ritenuto opportuno conoscere i dati reali dei pazienti Covid alla variante inglese, che tutt'oggi non è ancora arrivato. Allo stato attuale non ho i dati, appena li avrò ufficialmente, come sempre, li pubblicherò. La possibilità di istituire una zona rossa è concreta, non ve lo posso nascondere, ma sono ancora in attesa delle integrazioni che ho richiesto. In genere molto dipende anche dal nostro comportamento. Evitare assembramenti e portare la mascherina non è un optional. Dobbiamo stare molto più attenti. In molti mi chiedono più controlli e lo faremo. Però mi sento di dirvi che non è necessario che ci sia sempre qualcuno che ci dica come comportarci. Serve molto più senso di responsabilità. Il fatto che le scuole siano chiuse non vuol dire che siamo in vacanza e che si possa andare in giro a tutte le ore del giorno. Quindi vi chiedo aiuto, vi chiedo collaborazione. Diciamo ai nostri ragazzi di limitare al massimo le uscite. Lo so bene che è faticoso per tutti. Evitiamo complicazioni sanitarie se ci comportiamo in maniera esemplare, ma evitiamo anche emergenze economiche. Sono questi i comportamenti che dobbiamo mantenere in maniera rigida. Siamo stati dimenticati e il grido di rabbia degli operatori del wedding, che ha anche dato il titolo alla manifestazione guidata da Confesercenti, che si è svolta stamane a Cagliari in Piazza del Carmine, dove si sono dati appuntamento numerosissimi operatori dei settori che ruotano intorno all'organizzazione dei matrimoni, dagli atelier per gli abiti da sposa ai fiorai, dalle agenzie di viaggi, ai fotografi e videomaker, tutti presenti per un solo e unico scopo: ricordare a tutti che le attività wedding correlate stanno scomparendo e troppe già sono scomparse dall'inizio della pandemia. Dopo il nostro telegiornale andrà in onda infatti uno speciale che abbiamo realizzato durante la manifestazione. Ora ve ne proponiamo solo uno stralcio, vediamo insieme. Oggi ci siamo riuniti qui con i colleghi del settore per portare avanti la voce di Uniti per il Wedding. Ci siamo ritrovati oggi qui in Piazza del Carmine a Cagliari, ma abbiamo tante rappresentanze in giro per diverse piazze d'Italia. Veniamo qui con una voce unica, che è quella di poter chiedere alle istituzioni di permetterci di ripartire. Logicamente non vogliamo essere irrispettosi, capiamo i tempi, capiamo che siamo in pandemia. E infatti fino ad ora nessuno di noi ha richiesto nulla, però ci troviamo ad avere diverse aziende dimenticate da oltre un anno. E purtroppo nel nostro settore parliamo già di 2 anni, di 2 stagioni, perché nel nostro caso gli eventi si programmano con largo anticipo. Di conseguenza noi abbiamo avuto già compromessa tutta quella che è la stagione dell'anno scorso, del 2020, e anche quella del 2021 purtroppo si è vista quasi sfumare. Andiamo avanti. Subito un primario per la chirurgia pediatrica Sassari a lanciare l'appello è il consigliere regionale dei progressisti Antonio Piu. Sappiamo, dice Antonio Piu, che ha presentato un'interrogazione all'assessore regionale della sanità Mario Nieddu, che l'unità operativa di chirurgia pediatrica c'è, ma è attualmente diretta dal direttore di chirurgia generale. Pensiamo che sia importante, proprio per la specificità dei pazienti e dopo 10 anni di assenza, la nomina di un primario effettivo. Anche i consiglieri comunali di Sassari, Marco Dettori e Mariano Brianda hanno presentato un'interrogazione alla Giunta Campus. Apriamo la seconda parte del nostro telegiornale con un servizio realizzato da Federica Selis sulla vicenda della demolizione del ponte della frazione di Bindua. Vediamo. In seguito alle numerose polemiche dei giorni scorsi riguardo i lavori di demolizione del ponte ferroviario della frazione di Bindua, interviene Renato Tocco dell'Associazione Mineraria Sarda, esperto di ferrovie, che chiarisce la situazione del ponte sulla 126. Nel 1926 verrà realizzata la famosa linea del Sulcis, che è praticamente era la linea FMS che terminava a Calasetta. Questo dal punto di vista appunto storico-culturale fu veramente un grande evento. Tutto questo patrimonio, che è appunto il patrimonio ferroviario, di tutto questo patrimonio ormai purtroppo non esiste quasi più niente. Siamo riusciti a demolire tutto, a smantellare tutto, e una cittadina come ad esempio Iglesias non ha nulla
nulla che ricordi il suo passato ferroviario. Ma il ponte si poteva recuperare? Assolutamente sì, e anche in previsione di una visione futura del nostro territorio. Purtroppo è quella che manca. La demolizione di questo ponte purtroppo segna la fine definitiva di quella speranza, no? Che avevamo tutti di rivedere un trenino percorrere almeno il tratto Iglesias-Gonnesa, facendo scalo nei siti minerari più importanti come San Giorgio, come Monteponi e come la miniera di San Giovanni. Subito un incontro con i rappresentanti della regione per la programmazione delle risorse relative alla Just Transition Fund. A inviare la richiesta all'assessore all'industria Anita Pili, all'assessore alla programmazione Giuseppe Fasolino, sono Emanuele Madeddu, segretario della Filcitem della Sardegna Sud-Occidentale, e Antonello Congiu, segretario della Camera del Lavoro della Sardegna Sud-Occidentale. Con questo strumento c'è per il Sulcis Iglesiente un potenziale di investimenti che vale non meno di 500 milioni di euro, dicono Antonello Congiu ed Emanuele Madeddu, ma senza un'adeguata e opportuna programmazione salta tutto, perché le risorse che eroga l'Europa non sono a pioggia, ma necessitano di progetti e programmi e linee di intervento chiare e definite. Da qui, dopo l'incontro del 22 febbraio alla Regione, la richiesta di nuovi chiarimenti. Ed ora la cronaca. Un quarantenne di Carloforte, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, è stato arrestato dai carabinieri in ottemperanza al decreto di sospensione della misura alternativa concessa a suo tempo all'interessato dall'ufficio di sorveglianza del Tribunale di Cagliari in seguito alla grave